Non era mai accaduto. La più potente lobby d'America, la lobby dei petrolieri, va in guerra contro il film denuncia sulla nuova tecnologia di estrazione di gas e petrolio, prima ancora che esca nelle sale. Federico Rampini, La Repubblica. Questo è il film che non volevano farvi vedere. Rispetto a chi ti ha preceduto, hai chiuso il triplo dei contratti. Come fai? Sono cresciuto in una grossa comunità agricola. Dove abitavo c'era una fabbrica della Caterpillar. Quando la chiusero si infranse il sogno di tutti noi. Io gli vendo l'unica possibilità di sopravvivere. Sono lieto di annunciare che porteremo il gas naturale a McKinley. Sei tu la proprietaria qui? No. E come mai fanno fare tutto a te? Firmando qui, lei ci autorizza a trivellare sul suo terreno. Si parla di un sacco di soldi. Esatto. Quanto secondo te? La vostra città avrà un liceo all'avanguardia. Di quanti soldi parliamo? Diventerà milionario. Pensavo sarebbe stato più difficile. Nella relazione si parla di problemi da parte di ambientalisti? No. Fammi indovinare. 40 anni, sposato, marketing, due figli. 38 anni, stripper trattino barista, ma con immense possibilità canore. Sono un insegnante. No, no, io parlavo di me. Ciao a tutti. Sono qui perché la mia fattoria non c'è più. La terra è diventata scura ed è morta. Se è successo a uno di noi, può succedere a tutti noi. Che sta succedendo? Doveva essere una passeggiata. Risolveremo la cosa, signore. Questa città, questa vita, sta morendo. La fine vi sta piombando addosso e voi state lì con le mani in mano. Sei una brava persona e mi dispiace che sia tu a fare quello che fai. Siamo una società da 9 miliardi di dollari. Hai idea di cosa siamo capaci? E tu?